fisica italiana internazionale, professoressa binaria all'Università di Bologna, le sue ricerche nell'ambito della fisica subnucleare e delle altissime energie l'hanno vista coinvolta in numerosi esperimenti e collaborazioni internazionali al CERN, al sincrotrone d'ESI, ad Amburgo, ai laboratori nazionali del Gran Sasso. È anche una delle non numerose, possiamo dire, poche, come lei stessa appunto dice alla fine del documentario, donne arrivate ai vertici del management scientifico, prima donna presidente della European Physical Society, prima donna presidente della Società Italiana di Fisica e presidente anche fino all'anno scorso del Centro Enrico Fermi. C'è inoltre Miriam Focaccia, che con Raffaella Simili e il regista Alessandro Scilitani è autrice del documentario che abbiamo appena visto e una delle esperte della biografia di Laura Bassi, ricercatrice in storia della scienza presso il Centro Enrico Fermi. Miriam ha svolto indagini nel campo della medicina tra 700 e 900, della storia delle istituzioni scientifiche, del rapporto tra donne e scienza. È autrice di diversi libri, tra cui la biografia di Pietro Blaserna, uno scienziato galantuomo a Via Panisperna, libro anche tradotto in inglese, e con Sandra Linguerri, la curatrice del Dizionario delle Scienziate Italiane e del sito Scienza a Due Voci, le donne nella scienza italiana dal 700 al 900. Sandra Linguerri, anche lei diciamo attiva promotrice e realizzatrice di questo documentario, è docente associata di storia della scienza e delle tecniche al Dipartimento di Filosofia e Comunicazione all'Ateneo di Bologna. Si occupa di storia della scienza tra 8 e 900, con particolare riferimento alla storia delle istituzioni scientifiche, a protagonisti del panorama intellettuale, alla rete istituzionale, associativa ed editoriale del tempo in Italia e di studi di genere. È autrice e curatrice di diversi libri, tra cui cito Un matematico un po' speciale, Vito Volterra e le sue allieve, e ha preso, insomma, quindi. Poi, per ultimo, diciamo, Alessandro Scilitani, che è appunto il regista di questo documentario, ha realizzato più di 30 documentari di argomento molto vario, da racconti di viaggio, come quello dedicato alla nave Europa, alla narrazione di luoghi e storie della nostra penisola, come il Cammino della Via Appia, Adige, Via d'Acqua. Ha curato una serie di documentari in 4 episodi su Giacomo Leopardi e diversi lavori a carattere storico, come La strada di Rommel, e Paolo Rumiz racconta la Grande Guerra. Oggi chiaramente Alessandro paghi un po' lo scotto di essere l'unico uomo a sedersi alla tavola rotonda, speriamo di trattarti abbastanza bene. Io chiaramente invito tutti coloro che sono in linea diciamo, a fare domande, commenti sulla chat e a intervenire, e io starò ben attenta a guardare, diciamo, e a dare voce alle domande. Intanto, chiaramente, ho preparato anch'io delle domande per i nostri ospiti e comincio da Miriam. Allora, abbiamo visto che Laura Bassi fu in corrispondenza con i massimi intellettuali e studiosi della sua epoca, da Voltaire al giovane Alessandro Volta, dall'abate fisico Jean-Antoine Hollet al fisico Giovanni Battista Beccaria. Diversi di costoro frequentarono addirittura la sua casa. Lo scambio di idee e la relazionalità sono aspetti fondamentali per la ricerca scientifica, allora come oggi, e come testimonia chiaramente il nostro congresso online. E per entrare in questo dialogo bisogna essere riconosciuti, come Raffaella Simili afferma nel film, riconosciuti come interlocutori. Una cosa più unica che rara per una donna durante il Settecento, in particolare nel campo delle scienze. Miriam, come si stabilì questa rete di relazioni e su cosa vertevano i dialoghi tra Laura Bassi e Voltaire, Volta e insomma, non lei? Buongiorno a tutti. Dunque, le relazioni epistolari, e non solo, perché appunto diversi di questi scienziati frequentano la casa di Laura Bassi, entro le cui mura lei insieme al marito apre una scuola di fisica sperimentale, si stabilirono subito a partire dal 1732, anno della laurea, in virtù della fama ottenuta da Laura Bassi da questo risultato raggiunto, oltre che, diciamo, dal ruolo che le viene un po' attribuita
di Minerva Bolognese, quindi no, di una donna scienziata eccezionale appunto in questo doppio ruolo. Relazioni che diventano presto degli stabili scambi di idee scientifiche, di opuscoli, di scritti, perché questi illustri corrispondenti riconoscono in Laura una scienziata alla pari, quindi qualcuno con cui poter discutere di scienza allo stesso livello, che riconoscono quindi in lei una scienziata dotata di grande cultura scientifica e soprattutto matematica, perché era questa la grande novità, la grande differenza che fa poi di Laura Bassi, quella grande divulgatrice della fisica newtoniana nel Settecento. E per quanto riguarda invece scienziati più giovani, pensando per esempio ad Alessandro Volta, ma anche Lazzaro Spallanzani, Leopoldo Caldani, questi invece, come dire, chiedono a Laura consigli, opinioni, le inviano i loro scritti, anche alcuni loro strumenti che realizzano, proprio perché la considerano una maestra. Quindi questo ruolo, no, di veneranda maestra, come viene citata. E invece, vabbè, da ultimo sicuramente è differente il tono e il contenuto delle lettere che si scambia con Voltaire a partire dal 1745, perché addirittura Voltaire interpella Laura per essere ammesso all'interno dell'Accademia delle Scienze di Bologna, e quindi questo la dice lunga sul ruolo e sull'importanza che Laura Bassi aveva all'interno della Repubblica delle Lettere nel corso del Settecento. Grazie molte, Miriam. Io mi piace citare qui un passaggio scritto da Luigi Crespi nel 1769. Luigi Crespi era un pittore canonico che fu, tra l'altro, guarda caso, appunto, cappellano segreto di quel Prospero Lambertini, Papa appunto Benedetto XIV. E scrive questa vita dei pittori bolognesi, in cui si trova questa citazione. Se le donne fossero instradate da giovanette nelle arti liberali e negli studi scientifici, egli è certo che molte riuscirebbero eccellenti e supererebbero tanti uomini professori, essendo elle no pazienti, diligenti, attente, né così svagate come gli uomini per lo più sono. Io chiedo a Sandra di fare un commento, se desidera, su questa citazione. Sì, certo, buongiorno a tutti, mi sentite? Beh, dunque, si tratta di una citazione che in un altro contesto e in un altro tempo sarebbe stata sottoscritta, sicuramente, però con delle intenzioni diametralmente opposte. Cioè, queste caratteristiche che vengono riconosciute per l'appunto alle donne sono delle caratteristiche che in un contesto differente, non troppo lontano nel tempo, diventano delle armi a doppio taglio. Perché quando tra l'Ottocento e il Novecento in Italia il sistema di reclutamento del personale universitario comincia a essere affidato alla pratica dei concorsi, ci sono alcuni scienziati che si preoccupano della presenza di un numero sempre più consistente di neolaureate, particolarmente brave, particolarmente afferrate nella materia, che potrebbero facilmente sottrarre in sede di concorso posti ai competitori maschi. Ora, questa è un'affermazione che viene fatta nel 1906 da un astronomo, Giovanni Boccardi, che era per l'appunto docente di astronomia all'Università di Torino, il quale per l'appunto da un lato esordisce dicendo: beh, io sono favorevole al sistema dei concorsi per il reclutamento del personale, ma non in alcuni casi.
E uno di questi casi era proprio la facoltà di matematica dell'Università di Torino, dove esisteva un gruppo molto nutrito di laureate, di neolaureate, grazie all'apertura mentale di Giuseppe Peano. Quindi, e Boccardi dice, lo spiega, lo dice esplicitamente, a Torino ci sono molte laureate con grandi attitudini, le chiama molte signorine, quindi non laureate, molte, o dottoresse, molte signorine, che vincerebbero facilmente un concorso per assistente. Poi lui chiaramente non esplicita il problema della concorrenza ai colleghi maschi, però lo lascia sottintendere. Quello che invece viene esplicitato è piuttosto un pregiudizio che considerava all'epoca molto pericoloso mettere come assistente a una cattedra universitaria una, di nuovo, non una dottoressa, una giovinetta in mezzo, dice testualmente Boccardi, a 180 studenti. Quindi questo problema appunto di una donna che entra a contatto con un parterre che è prevalentemente, se non esclusivamente, maschile. Ciò non impediva poi a Boccardi, che era anche direttore dell'Osservatorio Astronomico di Torino, di avere all'interno del proprio staff un numero piuttosto consistente per l'epoca di assistenti astronome. Che però venivano destinate prevalentemente, se non esclusivamente, all'esecuzione di una lunga serie di calcoli che erano noiosi, ripetitivi, ma che erano assolutamente indispensabili per la pratica astronomica del periodo. E qui valeva, qui entrava in gioco un altro pregiudizio. Le donne sì, sono per l'appunto, hanno doti di precisione, sono pazienti, hanno una grande costanza e questo le rende adatte a che cosa? Le rende adatte a tutte quelle attività che richiedono appunto cura, costanza, pazienza, attenzione, attività mnemoniche, registrazione quindi di dati sperimentali, calcoli, ma non appunto l'attività invece creativa. Per cui gli assistenti di Boccardi entravano sì a lavorare nell'osservatorio astronomico, ma poi si ritrovavano relegate ad una funzione che all'inizio della carriera era comune anche agli astronomi maschi, ma per loro rimaneva appunto l'unica funzione o la funzione prevalente possibile almeno in quel contesto. E non solo in quel contesto. Grazie molto Sandra per questa, infatti, questo escursus. Quindi pazienti, diligenti, accurate, ma la creatività scientifica poi sta... La creatività scientifica era un'altra cosa per la quale appunto le donne non erano ritenute adeguate da un punto di vista della tenuta nervosa, della capacità mentale. E qui interveniva poi anche tutto un discorso che aveva invece a che fare per l'appunto con certi studi di fisiologia, di antropologia, anche di psichiatria, che per l'appunto non sono stati studi che non sono stati amici delle donne tra 8 e 900. Ecco, ci torneremo sì su questo, infatti. Diciamo così. Ci torneremo su questo aspetto. Sempre a proposito di questa citazione, diciamo, mi rivolgo a Luisa su un tema di maggiore, diciamo, appunto più centrato sull'oggi. Questo instradamento di cui parla Luigi Crespi, la formazione fondamentalmente, oggi quanto conta? E se ti chiedo anche se esistono dei dati che indicano quante ragazze e ragazzi che studiano poi fisica in Italia riescono, diciamo, con una distinzione per il genere a fare carriera scientifica. Ma intanto buongiorno a tutti. Per sfatare un po' delle cose che abbiamo sentito, mi è venuto in mente ascoltandovi di ricordare che recentemente la nazionale di calcio femminile ha fatto faville, mentre quella maschile è andata malissimo. Quindi vedete che gli stereotipi
vanno veramente cancellati perché nascono nei loro contesti e poi si tramandano, ma in realtà pensate per esempio al caso Strumia dell'anno scorso, credo, no? Di questo fisico che aveva le sue teorie sulle attitudini femminili. Come vedete, diciamo, il problema non si supera. Quindi sono stati tantissimi analisi, studi sociologici su queste attitudini delle ragazze rispetto ai ragazzi. C'è da chiedersi che cosa conti di più. Abbiamo detto, vabbè, storico e sociale, abbiamo detto l'ambiente familiare sicuramente, e c'è anche la formazione. L'ambiente familiare, secondo me, è estremamente importante perché una cosa che manca sicuramente alle ragazze, questo è, diciamo, penso di averlo sperimentato con parecchie allieve che vedo passare nelle mie classi di docente, manca un po' la fiducia nelle proprie capacità. E questo viene da vari fattori. Io sono stata estremamente privilegiata perché sono nata gemella di un bambino, di un ragazzo, mio fratello Giulio, e quindi in famiglia la questione paritetica tra i sessi era diciamo, un dogma. Non mi sono mai posta il problema che vi fosse una differenza tra mio fratello e me, sia per quanto riguardava le attività, gli sport, gli interessi, i viaggi, eccetera, e poi le attitudini e le scelte. Quindi questa è una situazione di privilegio, ma la cito giusto per dire che è molto importante che sin da piccoli uno sappia che le opportunità sono assolutamente le stesse. Veniamo alla formazione. Sicuramente c'è un altro stereotipo, quello che la fisica, la matematica, le STEM in generale sono difficili. Ora, se voi chiedete a uomini o donne, ma come erano per te gli studi scientifici? Io non capivo niente. E poi la domanda successiva è perché non capivi niente? Com'era il tuo insegnante? Ah, un disastro, non si faceva capire. Quindi questo rende l'idea, scusate se è un'osservazione semplicissima, ma io è una domanda che faccio sempre quando mi dicono io non capivo niente, non capivo niente, com'era l'insegnante? Quindi la questione dell'insegnamento è basilare. Qui si parla di quello che chiameremo oggi l'orientamento verso gli studi e sicuramente è uno dei nostri compiti maggiori far capire alle nuove generazioni quali possono essere le loro aspirazioni, le loro capacità, le loro opportunità, senza tarpare le ali, facendo proprio una panoramica di quello che offre oggi il mondo della cultura, della scienza e dell'innovazione. Allora veniamo un po' alle statistiche. È chiaro che da tutto quello che abbiamo ascoltato adesso ci sono dei fattori che influenzano anche fattori di società in senso lato e in particolare ci sono, a seconda dei paesi, delle circostanze, ci sono dei motivi culturali e ci sono dei fattori, si chiamano così, professionalizzanti per quanto riguarda le scelte verso le materie scientifiche. Questo sembra essere assolutamente indipendente, in Europa almeno, dall'evoluzione sociale. Per evoluzione sociale intendo, non so, children care, servizi, cose del genere, perché in effetti quando uno va a guardare le statistiche, la situazione delle ragazze rispetto ai ragazzi negli studi scientifici, nell'orientamento, nelle percentuali di quelli che si laureano, che poi vanno a finire nella ricerca, eccetera, eccetera, sono una costante. Quindi questo è abbastanza strano perché uno potrebbe pensare che, non so, nei paesi scandinavi oppure nel Regno Unito sia più facile per delle ragazze, dato il contesto sociale, essere più propense a carriere scientifiche, così non è. Quindi questa è una cosa che rimane un assoluto mistero e una sfida, secondo me, da capire. In Italia la Società Italiana di Fisica, ma non solo la Società Italiana di Fisica, ha fatto negli anni una serie di studi statistici su questa questione dei laureati in fisica. Il più recente, del 2019, si deve al Comitato Pari Opportunità
della società, presieduto da Sara Pierrone, che è qui connesso, e connessa, scusate, e è un rapporto che si chiama Analisi di genere del profilo dei laureati in fisica italiani e è basato sui dati di questo favoloso consorzio che abbiamo in Italia, che ci dà tutti i dati, quello di Alma Laurea. Allora, già dall'inizio, pochi numeri, ci sono 65% di immatricolati maschi e 35% di femmine. Questa è una cosa che più o meno è così in Europa, non c'è una grande differenza altrove. Poi quello che succede è che alla triennale le ragazze frequentano di più, hanno qualche difficoltà in più e mediamente hanno un'origine sociale un po' meno elevata di quello dei ragazzi. Quella dei ragazzi. Il motivo per cui hanno un po' più di difficoltà è perché maggiormente vengono dal liceo classico, mentre i ragazzi vengono tutti dallo scientifico, dagli istituti tecnici. Finita la triennale, un certo numero di queste ragazze immediatamente cercano lavoro e lo trovano, e alla magistrale, invece di essere il 35%, diventano il 25%. Però a questo punto i gap di prima spariscono, nel senso che a questo punto sono brave come i ragazzi, non hanno più nessuna difficoltà, anche il milieu sociale si pareggia. Dopodiché sappiamo che i laureati in fisica trovano lavoro molto più dei laureati in altre discipline, perché hanno una formazione ad ampio raggio che insegna loro la logica, il problem solving, lo sappiamo, quindi lavorano nel pubblico, nel privato, nelle aziende, negli ospedali, nelle banche, insomma, quindi veramente ad ampio raggio. E quante rimangono nella ricerca, diciamo grosso modo, da un po' variabile nel tempo, ma tra università e enti di ricerca, qualcosa come 1 su 5. Però di questo 1 su 5, parlo dei laureati, di questo 1 su 5, meno di un terzo circa sono donne. Qui parliamo all'inizio, poi dopo di quello che succede ulteriormente magari ne parleremo dopo. Grazie molte Luisa, infatti questi sono dati molto interessanti e significativi, insomma, che non è facile nemmeno fare delle statistiche, appunto come tu stessa specificavi, mi dicevi l'altro ieri, insomma, quando abbiamo parlato un po'. Alessandro, io ti faccio una domanda sicuramente più leggera, ma a proposito di questa citazione, pensi anche tu che, e poi chiaramente con un riferimento specifico anche al tuo mestiere, insomma, pensi anche tu come Luigi Crespi che le donne siano mediamente più diligenti e meno svagate degli uomini? Ma guarda, io penso di dovermi agganciare molto a quello che ha detto Luisa poc'anzi, perché in realtà paradossalmente questo rappresenta anche una forma di pregiudizio, al contrario, no? Cioè, nel senso, in realtà probabilmente è molto difficile capire quali siano le reali attitudini del femminile rispetto al maschile, no? Perché molto spesso fanno parte comunque di una sovrastruttura, di qualcosa che, come diceva appunto Luisa, no? Magari pensiamo che una donna non possa fare sport, non possa fare la calciatrice, e poi invece ci accorgiamo che ha delle competenze che magari non sono da meno, anzi sono superiori a quelle dell'uomo. Certo, di primo acchito viene voglia di dire questo, proprio per via dei tanti pregiudizi in negativo per le donne. Sappiamo che non esiste a oggi evidentemente comunque una reale parità, e quindi viene proprio voglia di dire, certo, no? Si pensa sempre, ma se ci fossero più donne come sarebbe il mondo? E io un po' lo penso, è vero, però penso che sia anche frutto, diciamo, di questa disparità, di questa fatica, no? Nel considerarci in fondo tutti uguali nella diversità, nel fatto che ognuno di noi poi magari ha delle competenze specifiche, o perché appartiene a un certo genere, ma anche semplicemente perché nasce con determinate attitudini, e la cosa importante sarebbe riuscire a metterle a valore, che tutti noi potessimo avere le stesse opportunità di emergere, no? Molto spesso, no, nell'ambito scientifico, e quelle statistiche che abbiamo appena sentito lo paiono dimostrarlo, no? C'è quasi un pregiudizio di partenza da parte della donna
che molto spesso non si sente adeguata ad affrontare un certo tipo di materie. E questo elemento è strano, giustamente, no? Però appartiene anch'esso probabilmente comunque a dei retaggi che magari non dipendono dagli ultimi 10 anni, 20 anni, ma dal fatto che comunque per secoli, per millenni, insomma, c'è stato un certo tipo di struttura maschilista che ha coinvolto indubbiamente anche tutto il mondo europeo. E quindi questo elemento, secondo me, contribuisce, diciamo, a certe scelte che poi portano a creare dei disequilibri che in alcuni casi sono voluti persino proprio dalla donna stessa. Ecco, questo è quello che penso. Dopodiché, certo, io penso tantissimo, anche perché sono l'unico maschio, quindi non potrei che definirmi in questo gruppo, anzi un privilegiato di aver lavorato, per esempio, per questo lavoro con donne assolutamente, estremamente competenti, ecco, più di me. È un nostro ammiratore. Certo. Beh. Benissimo, e allora qui è arrivata, a parte dei commenti entusiastici per il documentario eccellente, complimenti eccetera da diverse persone, è arrivata una domanda che vi porgo da Wanda Boucher, che dice: Laura Bassi operò in Italia nei primi del Settecento, in periodo immediatamente successivo alla Controriforma, in stato pontificio. A lei fu possibile laurearsi, in altri paesi d'Europa non era possibile neanche laurearsi per una donna. C'è una possibile spiegazione di questo? Chiede. Non so se è Miriam o Sandra, insomma, se volete dare una risposta. Ma sì, sicuramente ci troviamo nel Settecento con Laura Bassi sotto il pontificato praticamente di Benedetto XIV. È vero che Benedetto XIV sale al soglio pontificio nel 40, ma già Prospero Lambertini era arcivescovo di Bologna e bolognese. Era un acuto osservatore della Chiesa, di quello che stava succedendo in un periodo di grave crisi della Chiesa stessa, e capisce molto bene che per rilanciarsi la Chiesa deve, insomma, fare una sorta di pace con la scienza, e quindi persegue questo cammino. Del resto a Bologna Lambertini è in contatto con, diciamo, tutta la classe più progressista e moderna dei docenti dell'università, e quindi organizza un progetto di rilancio di Bologna e dello Stato della Chiesa all'interno proprio del panorama europeo. E certamente all'interno di questo suo progetto c'è anche un nuovo modello femminile, nel quale fa rientrare molto bene Laura Bassi, ma anche, per esempio, Anna Morandi Manzolini, che è un'altra bolognese sponsorizzata da Prospero Lambertini, ovvero donne, ma anche madri, eppure donne di scienza, che sono perfettamente consapevoli dell'importanza del loro ruolo, dell'importanza del loro lavoro, per il quale tra l'altro chiedono esplicitamente anche delle ricompense, degli stipendi. Quindi il fatto di allargare e aprire le istituzioni culturali bolognesi anche alle donne sicuramente rientra in questo progetto del Papa, senza poi scordare che Bologna era considerata un po' un paradiso per le donne nel Settecento, anche perché c'era una forte tradizione che, come ho fra l'altro mi sembra detto anche nel film, che risaliva al Medioevo, per cui in particolari condizioni alcune donne dotte, colte, potevano comunque per periodi brevi di tempo anche arrivare, insomma, all'insegnamento universitario. Quindi anche questa tradizione che ritorna nel Settecento poi aiuta in un certo senso anche l'apertura della cultura a Laura Bassi. E ultimo elemento, ma non meno importante, è l'esistenza a Bologna nel Settecento, accanto all'università, dell'Istituto delle Scienze, che non si vuole
contrapporre all'università, ma vuole essere una istituzione culturale complementare, entro la quale c'è sicuramente una maggior libertà di poter perseguire programmi scientifici moderni. All'interno dell'istituto la censura è meno stretta, meno ferrea, e quindi insomma Bologna, come dire, ha tutta una serie di condizioni particolari, anche un po' speciali, che poi permettono appunto l'inserimento di diverse donne all'interno delle sue istituzioni culturali. Quindi addirittura in questo caso, rispetto ad altri paesi europei, si può dire che, Miriam, che addirittura la presenza del Papa, la presenza del Vaticano, dello Stato pontificio, è addirittura in un aiuto chiaramente legato alla personalità del Papa, eccetera, alla possibilità delle donne di acquisire una laurea, di acquisire una assolutamente, una assolutamente. Prospero Lambertini è lo sponsor, diciamo così, più importante, più autorevole di Laura Bassi, e come è stato detto appunto anche nel film, spesso e volentieri c'è un intervento personale di Lambertini perché insomma Laura Bassi possa perseguire alcuni dei suoi obiettivi. Quando nel 1745 lei viene fatta appunto socia benedettina dell'Accademia delle Scienze, viene fatta socia in sovrannumero, cioè un posto che poi sarebbe dovuto scomparire alla sua morte, no? E qui ci possiamo riallacciare al discorso che faceva Sandra, perché non rubasse posti ai colleghi maschi. Ma la cosa divertente è che il Papa, nella bolla papale che utilizza proprio per creare questo posto in sovrannumero, utilizza le stesse parole che Laura ha scritto al segretario del Papa Flaminio Scarselli per chiedere appunto questo posto in più. Quindi sì, in questo caso il Papa fa la differenza. Fa la differenza. Forse anche l'Università di Bologna, no? Una dei centri di cultura più antichi e più importanti al mondo, no? Beh, all'epoca l'Università di Bologna versava in uno stato veramente di grande crisi. Qui quello che aiuta è proprio questo la presenza del Papa, ho capito. No, il Papa e l'Istituto delle Scienze, No, certamente. Grazie moltissime. Qui c'è un commento, tra l'altro, che è per il commento che aveva fatto Sandra prima, a proposito della pazienza delle astronome, no? Usata diciamo come arma a doppio taglio. Margherita Carcò commenta che anche per le assistenti di Edward Charles Pickering, ovviamente, si ripresenta la condizione che hai descritto per Torino, per esempio. Ho una domanda per Sandra, che è: Tu e Miriam siete le curatrici del dizionario delle scienziate italiane, che è edito in due volumi nel 2012, architette, chimiche, fisiche, dottoresse, diciamo matematiche, astronome, naturaliste. Bene, tra il 700 di Laura Bassi e l'800, Sandra, cambiò la situazione per le donne studiose, migliorò? E dopo l'Unità d'Italia che successe? Diciamo che se noi vogliamo comprendere che cosa succede appunto nell'Ottocento rispetto al Settecento, a mio avviso è utile utilizzare come una sorta di cartina di tornasole il modo con il quale la storiografia e le biografie delle donne del Settecento cominciano a essere raccontate. Per esempio, si procede di nuovo per stereotipi, perché le varie Maria Gaetani Agnesi, la Bassi e tutte le altre che sono appunto già state citate per l'appunto nel filmato, o vengono presentate come delle eroine e quindi vengono presentate come delle eccezioni, delle meravigliose singolarità, dunque molto difficilmente emulabili, oppure vengono presentate come delle ribelli, ma delle ribelli pericolose, perché offrono dei modelli di emancipazione femminile proprio in un momento in cui, non è il caso del primo Ottocento, intendiamoci,
ma soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, negli ultimi decenni dell'Ottocento, cominciano a essere avanzate delle richieste di autonomia, di indipendenza, che sono richieste che, ci si rende conto, non possono prescindere dal diritto ad una istruzione di livello superiore e di livello universitario. Per venire a quello che diceva Miriam anche prima, la situazione in Italia dopo l'unità. Beh, la situazione in Italia dopo l'unità è in una qualche, per quanto riguarda il diritto allo studio, è in una qualche maniera addirittura, non dico anticipatrice, di certe situazioni in Europa, però sicuramente non c'è un ritardo. Non c'è un ritardo perché le donne ottengono da regolamento di poter entrare, iscriversi all'università nel 1876. In Inghilterra, per esempio, le università permettono alle donne di cominciare a laurearsi tra il 78 e il 95. Ora, non è che in Italia l'accesso all'università fosse proibito anche prima del 76, però era lasciato alla discrezionalità del docente di accettare o meno delle studentesse, appunto, al proprio corso, alle proprie lezioni. E questo lo si aveva anche all'estero, perché per esempio una matematica famosissima come la Kovalevskaya si laurea a Gottinga in matematica nel 1874, ma lo fa soltanto perché il maestro le ha concesso di avere delle lezioni private e poi la laurea viene per l'appunto svolta in absentia, cioè senza una procedura formale, quella procedura formale che invece abbiamo così ben visto, ben rappresentata per l'appunto nel film della Bassi. Ora, se non che tutto questo porta al fatto che le ragazze cominciano, che provengono soprattutto dalla piccola e dalla media borghesia, cominciano ad avanzare veramente una richiesta forte di diritto alla scolarizzazione, a una scolarizzazione alta. E lo dimostrano i dati. Nel 1902, quindi pochi decenni dopo l'apertura dell'università in Italia, abbiamo dei dati che sono dati ufficiali del Ministero della Pubblica Istruzione, che sono piuttosto confortanti, visti appunto i tempi. Nel 1900 in Italia si contano 224 laureate. La maggior parte, 140 laureate, arrivano a conseguire il loro titolo in un triennio, cioè tra il 1897 e il 1900. La maggior parte però sono laureate in discipline umanistiche. 72 comunque sono per l'appunto laureate in discipline scientifiche, però con una percentuale molto elevata di chi si dedica alle scienze naturali, più che alla matematica, alla fisica, quelle che non so se più o meno impropriamente vengono chiamate le cosiddette discipline dure. Qual è stato l'atteggiamento? Cioè c'è stato uno dei motivi, secondo me, che ha reso possibile questo exploit, e qui mi ricollego a Miriam, è stata la presenza in Italia di una sponda importante da parte di istituzioni che sono extra universitarie. Perché, per esempio, nel 1875, nella nascente Società Italiana per il Progresso delle Scienze, viene stabilito per statuto che le socie donne hanno non soltanto il diritto di entrare nella società, ma hanno pari diritti con appunto i soci maschi.
E i fautori di questo importante statuto sono, da un lato, il chimico Stanislao Cannizzaro e dall'altro lato un fisico, è Pietro Blaserna. Nel 1884 a Napoli, scusate, a Palermo, viene fondato il Circolo Matematico di Palermo, che a dispetto del nome è un circolo internazionale di grandissimo prestigio, di grandissima importanza, all'interno del quale, per volontà del suo fondatore, non ci sono delle discriminazioni né per quanto riguarda la posizione ufficiale, né per quanto riguarda l'età, né per quanto riguarda il sesso. 1897 abbiamo di nuovo Blaserna protagonista insieme ad altri, insieme per esempio anche a Vito Volterra, ma non solo, della nascita appunto della Società Italiana di Fisica, all'interno della quale fin dall'anno di fondazione si trovano un numero piuttosto consistente anche qui per i tempi di donne, che sono le stesse donne, non tutte, ma una buona parte, che frequentavano che cosa? Il circolo di fisica voluto da Pietro Blaserna alcuni anni prima, nel 91, parallelo e all'interno all'Istituto di Fisica di Via Panisperna. Quindi ci sono tutte queste realtà che sono parallele all'università, che sono extra-universitarie, ma sono realtà importanti, circoli, società scientifiche, circoli intellettuali estremamente importanti, che probabilmente danno, fungono appunto da sponda all'ingresso e al successo che hanno le prime laureate, le prime donne che si vogliono per l'appunto affacciare all'università. È tutto facile allora? Beh, direi proprio di no. Direi di no perché i problemi si hanno quando? I problemi si hanno non tanto all'inizio della carriera o non tanto nel conseguire la laurea, ma quando bisogna partecipare ai concorsi per ordinario. Oppure, una volta partecipato ai concorsi, ottenere dei trasferimenti da quelle che sono o che erano considerate le università periferiche, le università soprattutto insulari, verso delle università più centrali o più prestigiose. È lì che si comincia a vedere veramente la difficoltà anche di donne che hanno avuto un successo per l'epoca e che si trovavano perfettamente a loro agio nell'ambiente scientifico di riferimento, come poteva essere per esempio Rita Brunetti nella fisica o la Bakunin nella chimica. Ecco, è lì semmai che nascono e si perpetuano poi i problemi. Grazie Sandra per questo excursus illuminante, diciamo, sulla donna ricercatrice. C'è un commento e una domanda di Roberto Mantovani. Prima di tutto c'è un commento di Ivana Gambaro, assolutamente, diciamo, azzeccato su quello che si diceva prima, sui lavori di Pazienza. Ricorda anche le ricercatrici coinvolte, diciamo, sia al CERN che si occupavano di esaminare migliaia e migliaia di foto di eventi da camera a bolle. Io ricordo anche chiaramente quelle che si occupavano di esaminare le emulsioni per i raggi cosmici, per esempio. C'è questo commento di Roberto Mantovani, bello il docufilm. Forse il marito di Bassi, Giuseppe Verratti, è stato messo un po' in ombra nel documentario. Verratti è un esperto di elettricità medica e penso che abbia inciso molto nella costituzione del famoso laboratorio strumentale privato della coppia Bassi-Verratti. Cosa ne pensano le nostre relatrici? Spero anche che questo bel docufilm stimoli gli studiosi a studiare in dettaglio la collezione strumentale della coppia Bassi-Verratti. Soprattutto sarebbe utile uno studio comparativo con le grandi collezioni europee. Posso cominciare a rispondere? Beh, intanto rispetto alla collezione strumentale, piuttosto,
purtroppo non esiste più, è andata perduta, e abbiamo solo un elenco degli strumenti che possedevano, però poi alla loro morte uno dei figli, Paolo, ha ben pensato di vendere tutta la collezione dei genitori. No, sicuramente Verate è stato un personaggio fondamentale in questa vicenda. Alcuni studiosi hanno parlato di una strategia di Laura Bassi all'interno della quale rientra proprio anche il matrimonio. Quando deve scegliere chi sposarsi, sceglie qualcuno che lei assicura non le metterà in poche parole i bastoni fra le ruote. Quindi Verratti è sempre stato un alleato e un sostenitore della moglie di Laura. Era assolutamente un importante ricercatore, soprattutto di fisica elettrica, e assolutamente la loro casa laboratorio viene messa su da entrambi, quindi c'era un grande affiatamento scientifico, ma non solo, in questo matrimonio. Purtroppo il film, dovendo concentrare tutto in 55 minuti, forse il povero Giuseppe è stato un po' sacrificato, ahimè. Però io mi sento di sottolineare che in realtà non mi pare che non ci sia, anzi viene ampiamente detto. Cioè, è chiaro che il film riguarda la vita di Laura Bassi, ma il ruolo di Verratti è più volte sottolineato nel film. A me sembra che in realtà sia data giustizia, diciamo, al suo ruolo nella vita della sua consorte. Quindi sì, chiaro, certo, non ci siamo potuti dilungare sulla sua biografia, chiaro. Ma non era il focus, no, questo no, certo. È chiaro. Però non, viene onorato, secondo me, sì. Diciamo, il suo ruolo. Non mi sembra che... C'è un interessante commento di Fabrizio Bonoli che dice che il Radio Osservatorio Universitario di Bologna negli anni 60 si servì di suore per eseguire conteggi di immagini stellari su lastre fotografiche. Questa è veramente una curiosità molto, molto particolare. Citizen science ante litteram, no? Sì. Giusto. Vengo a te, Luisa, appunto. Chiaramente tu nel film parli alla fine, secondo me, diciamo, a me ha toccato molto personalmente, diciamo, ho trovato molto toccante la conclusione del documentario in cui tu dici che ti auguri che Laura Bassi possa essere di ispirazione per le future generazioni di ricercatrici che, guardando il suo esempio, diciamo, decidano di le donne giovani diciamo, studentesse decidano poi di continuare una carriera scientifica. Chiaramente tu sei una donna di ispirazione per un sacco di noi ricercatrici, sei autrice di oltre 900 pubblicazioni scientifiche, sei, come lo fu Laura Bassi, una donna dai molti primati, appunto accennavo prima, la prima donna ad essere presidente della Società Italiana di Fisica, la prima a divenire presidente dell'European Physical Society. Mi ricordi l'immagine finale del film, cioè la nave rompighiaccio, diciamo che ci si imbatte spesso in stereotipi quando si parla di donne che hanno avuto successo nelle scienze e soprattutto quelle che sono assurde a ruoli di management come te, e molte volte francamente questi stereotipi non sono lusinghieri, sono francamente, diciamo, odiosi, deprecabili. Che caratteristiche deve avere una donna per arrivare ai vertici della carriera scientifica oggi, a tuo avviso, nella tua esperienza, e quali sono le maggiori difficoltà o pregiudizi che tu personalmente hai incontrato? Bella domanda, non saprei. Diciamo, intanto vi ho detto che già le donne che entrano nella ricerca, ma penso che sia un po' così in ogni genere di lavoro, non è che sono, parlo di lavoro di fisica, lavoro scientifico, sono già, partono che sono meno della metà, poi via via che si va avanti, diventano sempre di meno nelle carriere apicali, ci sono questi famosi rapporti o dell'OCSE o della Commissione Europea, in particolare quello dedicato alle signore che si chiama She Figures, che fanno vedere chiaramente che proprio è generalizzato, più si va avanti nella carriera scientifica e meno troviamo donne
non so, una su 10 o peggio, tanto per fare un esempio, attualmente credo che di oltre 12 enti pubblici di ricerca ce n'è solo uno presieduto da una donna, oppure mi pare che su tutte le università italiane attualmente ci sia uno o due rettori al femminile, forse uno solo in questo momento. Quindi, no, due forse, ma non importa. E, mi pare Milano e Sassari, ma non sono sicura, forse quella di Sassari è stata sostituita. Detto ciò, Cagliari volevo dire, non Sassari, scusatemi. Detto ciò, io vi ho detto che è importante il supporto familiare, in particolare io l'ho avuto, soprattutto nella mia famiglia d'origine, vi ho detto che è importante avere buoni maestri, qui in senso lato occorrono proprio degli sponsor, dei tutor veri e propri, quelli che senza fare paragoni, Enrico Fermi chiamava i suoi santi protettori, però insomma Enrico Fermi ha avuto Ponti d'Oro subito grazie a Corbino e Marconi, e quando questi non ci sono stati più, le circostanze erano cambiate, comunque lui si lamentava del fatto che non ci fossero più i suoi santi protettori. E poi non ho parlato di un'altra cosa, secondo me, che sono le fauste coincidenze, cioè di trovarsi nel momento giusto, al posto giusto. Io ho avuto due santi protettori formidabili, uno al maschile e l'altro al femminile, in tempi diversi della mia vita, e il loro ruolo è stato importantissimo. Quindi ci sono dei momenti nella vita che possono essere particolarmente propizi, e poi ci vuole l'indole, e l'indole questa è vera al maschile o al femminile, è proprio questione di carattere, no? Se una tenacia, multitasking, una sana ambizione, questo vale assolutamente per qualsiasi genere. Detto ciò, secondo me, data la mia esperienza, c'è una cosa fondamentale per poter avere successo, è quella di fare squadra. Bisogna fare squadra con la famiglia, bisogna fare squadra con i genitori, con i figli, con il proprio partner, bisogna fare squadra con i colleghi. E per far squadra bisogna farsi valere, e per farsi valere bisogna mettersi sullo stesso piano come lavoro, senso del dovere, qualche volta sacrifici, scelte. Senza questo partenariato, questa squadra, assolutamente non si può andare avanti. L'aneddoto che posso raccontare è quando ho avuto mia figlia nel 1982, sono riuscita a fare un viaggio, una conferenza in America, lasciando la mia bambina ai nonni, e ho incontrato una ricercatrice che era Berkeley, la quale era riuscita ad avere, parliamo degli anni 80, con l'Università di Berkeley, un modem a casa con un terminale che all'epoca era quasi grande quanto un mobile, se non di più, connesso con il centro di calcolo dell'università. Appena tornata al CERN a Ginevra, io ho chiesto al mio capo, posso avere la stessa cosa? E sono stata forse la primissima donna, uno dei primissimi ad avere un camioncino che venne a casa a consegnarmi questo terminale con il modem, e io con il telefono la sera, quando mi dovevo occupare di mia figlia, lanciavo programmi sul calcolatore del CERN. E io mi sono sempre chiesta come mai ho ottenuto questo. Beh, perché appunto, insomma, io volevo far vedere che potevo lavorare lo stesso, anche se avevo una bambina, purché posta nelle opportune condizioni. Quindi secondo me bisogna avere ben chiaro il sistema, il quadro di riferimento. Anche Laura Bassi, scusate, abbiamo parlato di Veratti, ma insomma aveva trovato un uomo formidabile che faceva squadra con lei, perché se invece le avesse detto no, tu devi fare solo la dama di salotto, come magari succedeva all'epoca, c'erano tanti bei salotti con le femme savantes, non sarebbe successo. Chi ha successo deve poi essere un ruolo di riferimento, un modello,
secondo me, per le ragazze oggigiorno, di ruoli di riferimento ce ne sono tantissimi in questo momento, sono in crescita, quindi io mi auguro che l'andamento prosegua. Basta citare Fabiola Gianotti, che tutti conoscete come direttore del CERN, Marika Branchesi, che adesso è in tutti i consigli scientifici principal investigator negli esperimenti multi-messenger delle onde gravitazionali, Petra Rudolph, presidente della European Physical Society, Angela Bracco, già presidente del comitato NUPE, che adesso presidente della Società Italiana di Fisica, Alina Abramovic, che è stata presidente di ECFA, il comitato degli acceleratori, e citiamo Speranza Falciano, Lucia Votano, INFN, Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. Vedo qualcuno scrive Catalina Curciano, ma certo, mia carissima amica Afrascati. Quindi è ovvio che non posso citarle tutte, però sicuramente, diciamo, ci sono dei modelli da seguire. E l'ultima cosa che vorrei dire in conclusione è che noi signore, però, che abbiamo avuto il diritto di voto così recentemente, altro che concorsi a cattedra, noi non dobbiamo chiuderci in una sorta di setta delle donne in cui rivendichiamo, lottiamo solo con una certa credine, solo con rivendicazioni anche le quote rosa ci vogliono, ma non solo quello. Secondo me noi dobbiamo veramente cercare di lavorare insieme ai nostri partner affinché sia possibile raggiungere un successo insieme. Questo famoso tetto di cristallo, così si chiama, no? Che impedisce alle donne di fare carriera, è un qualcosa che in fondo deve restare soltanto un antico ricordo. Noi dobbiamo superare i problemi lavorando insieme agli uomini e facendo squadra, altrimenti è molto difficile, perché le situazioni di contrapposizione sono veramente antipatiche. Aggiungo infine che il fatto che anche nei paesi in cui c'è il, come dicevo prima, per le ragazze piccole, ma anche per le donne in carriera, quelle che hanno tutti questi asili nido, assistenza sociale, eccetera, in paesi dove la situazione è ancora migliore che in Italia, ciò nonostante hanno lo stesso nostro problema. Quindi quello che conta è quello che dicevo, nonché, l'abbiamo sentito oggi, una grande tradizione, abbiamo sentito parlare non solo di Laura Bassi, ma di tanti personaggi della fisica che chiaramente, io parlo per la fisica, istradano sia gli uomini sia le donne verso questa bellissima disciplina e il mondo della ricerca. Grazie moltissime Luisa per questa testimonianza di esperienza in questo. C'è una Roberto Lalli, prima di tutto c'è un commento di Angelo Pagano che dice appunto che la situazione negli Stati Uniti era disastrosa dal punto di vista del genere. Proprio due giorni fa ero al telefono, ero su Zoom con Barry Berish, con cui lavoro, appunto professore eminente statunitense a Los Angeles, e mi diceva che si era sempre chiesto, appunto gli ho raccontato che avevamo questa tavola rotonda di genere, e quindi mi diceva: in effetti ho sempre pensato che in Italia la situazione dal punto di vista di genere fosse assolutamente molto migliore di quella negli Stati Uniti, e questo anche lui mi faceva questo commento. Roberto Lalli mi dice che vorrebbe fare una domanda, e lo invito a questo punto a farla voce lui stesso. Abbiamo tempo? Assolutamente, anche se sfoghiamo un po', il Presidente mi ha detto, tra l'altro è previsto fino a lunedì 10, ma se sfoghiamo di qualche minuto il Presidente, diciamo, mi ha dato l'autorizzazione. Va bene, grazie mille, grazie per... I miei non saranno a morte per questo, ma non ti preoccupare. Grazie per il documentario eccellente, avevo un commento, domanda collegato. Io ero presente alla ricorrenza del cinquantenario della fondazione dell'European Physical Society, perché mi occupo anche della storia della società, e alla tavola rotonda, dopo la presentazione storica, uno dei temi su cui si è discusso con Lorenz
era quello riguardante la questione di genere in fisica, perché era il cinquantenario, è stato subito dopo la bolla Strumia, insomma questa cosa indecente occorsa. E ovviamente ci sono stati molti commenti sulla posizione ufficiale European Physical Society sulla questione all'interno della fisica in Europa. E i temi che lei ha esposto sono stati sulla questione di difficoltà delle donne di arrivare a posizioni dirigenziali, è stata sollevata anche in maniera molto onesta dagli stessi presidenti e vicepresidenti dell'European Physical Society. E l'Italia è stata citata come esempio virtuoso anche all'interno dell'Europa e anche con una certa sorpresa rispetto a alcuni stereotipi sul maschilismo che potrebbe esserci in paesi del sud, quali Italia, Spagna, eccetera. Con una certa sorpresa hanno notato come in effetti in Italia, all'interno della fisica, donne abbiano raggiunto, come lei, sicuramente lei è stato uno degli esempi, Giannotti ed altri che lei ha citato. Quindi mi chiedevo qual è la vostra, soprattutto la sua posizione, di Luisa Cifarelli, sulla questione del contesto italiano. Qual è l'eccezionalità, se c'è secondo voi un'eccezionalità del contesto italiano all'interno della fisica, e quali sono questi elementi che lo rendono eccezionale rispetto a anche a paesi come quelli del nord Europa, che vedono l'Italia come, all'interno della fisica, un elemento di eccezione virtuoso all'interno della questione di genere. Grazie. Io ringrazio per la domanda e purtroppo non ho una risposta, perché è una domanda che mi è stata fatta anche in altre circostanze. A parte questo di avere una nostra tradizione culturale, diciamo di una fisica recente che si deve appunto al gruppo di Via Panisperna e poi alla scuola che ne è venuta fuori in Italia con la creazione di importanti enti di ricerca come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, quindi sicuramente c'è un polo d'attrazione, diciamo così, recente, che non risale solo a Galileo Galilei per la ricerca in fisica. Tuttavia io non ho trovato una chiara risposta, perché secondo me dovrebbe, abbiamo i nonni che si occupano dei figli, va bene, però in altri paesi ci sono delle strutture sociali fantastiche, quindi non può essere una questione solo sociale. Abbiamo dei genitori più aperti? Beh, questo non lo so, insomma sicuramente non abbiamo uno standing di vita che sia confrontabile con quello di altri paesi, quindi onestamente io non ho una risposta. È un dato di fatto che alcune cose sono successe. Quando io ero ragazza ho cominciato, perché l'Università di Roma era per lo più occupata, perché era subito dopo il 68, ho cominciato i miei studi in ingegneria, diciamo poco male, un tempo il biennio ingegneria fisica e matematica erano tutti insieme, e poi uno faceva il triennio altrove, quindi io ho cominciato ingegneria, perché a ingegneria non c'era occupazione, si svolgevano regolarmente le lezioni. Io ricordo che in aule sdoppiate all'Università di Roma frequentavo uno dei corsi sdoppiati che aveva un'aula da 400 posti, dove le ragazze erano due, la sottoscritta e un'altra. Adesso, se voi vedete le aule di ingegneria, invece sono molto più popolate da ragazze. Che cosa è successo? Non lo so. Questo parlo dell'ingegneria piuttosto che della fisica, cioè forse diciamo che c'è un'evoluzione del generalizzata, che in certi paesi così si sviluppa in determinate forme piuttosto che altre. In fondo noi siamo sempre stato un paese un po' speciale sotto ogni punto di vista, no? Quindi magari questo messaggio studiate scienza può attecchire di più da noi che altrove, però è veramente, qui sto scherzando, perché non lo so, non l'ho capito, ma lo stanno studiando, ma non si capisce perché noi, cioè Barry Barish ha ragione, ma gli Stati Uniti sono un paese molto evoluto sotto molti punti di vista, e quindi hanno delle università favolose, cioè perché poi il Regno Unito, conosco meglio la situazione dell'IOP, dell'Instituto Physics, stanno cercando di fare delle campagne
per recuperare l'altra metà del mondo, così loro dicono, perché non si iscrivono a fisica poche ragazze. E noi siamo un po' meglio, però poi alla fine mediamente ci assomigliamo, eh? Questa è una realtà da tenere in considerazione. Sì, infatti appunto Berry mi diceva che il 10-12% dei laureati in fisica sono laureate negli Stati Uniti, un valore bassissimo se si pensa anche a una fortissima policy per le minoranze che si fa nelle università, diciamo, statunitensi. Diciamo. Noi diciamo siamo intorno a un fattore 2 meglio, 2-2 e mezzo, però poi via via che andiamo avanti negli anni no, quindi. Prima di passare alla domanda di Luisa Bonolis, ancora per Luisa, non voglio far sentire trascurato l'unico uomo della tavola rotonda, che appunto non volevo che fosse strapazzato, poverino, in questa tavola rotonda, lo stiamo un po' mettendo da parte. Io volevo chiederti, Alessandro, tu diciamo, hai come regista realizzato, dicevo, più di 30 documentari, però se ho capito bene questo è il primo documentario a tema, diciamo, storico-scientifico, in cui parli di una ricercatrice, insomma, di una studiosa, se non sbaglio. E cosa ti ha maggiormente motivato a fare il film e quali sono state le idee guida a sviluppare, anche proprio dal punto di vista delle immagini, che appunto, ripeto, secondo me visivamente è splendido come ci hai calato all'interno della Bologna del Settecento attraverso i dipinti, animando i dipinti? Ah, guarda, in realtà sembra che io abbia fatto cose tanto differenti l'una dall'altra, ma certamente ci sono dei comuni denominatori. A me piace molto raccontare dietro le quinte, raccontare storie che sono anche straordinariamente, in modo pazzesco, fuori dai riflettori, no? E Laura Bassi non fa eccezione. Laura Bassi è una storia straordinaria di cui poco sappiamo. Io ho sentito gente che ha frequentato il liceo a Bologna e però dice: ah, ecco, adesso finalmente ho scoperto perché si chiama così questo liceo. E che appunto, per cui sicuramente mi ha entusiasmato molto l'idea di raccontare una storia, come molto spesso capita e come spesso ho fatto, che avesse a che fare con un racconto di qualcosa che stranamente non è nota, no? Cioè, pensiamo paradossalmente all'Appia Antica. Tutti pensano, beh, l'Appia Antica è lì, quindi la conosceranno tutti. Non è così. Adesso, magari proprio grazie al fatto che con Paolo Rumiz l'abbiamo attraversata, comincia a essere nota, ma d'altra parte, comunque, paradossalmente, noi abbiamo un approccio con la memoria che è molto distratto. E quindi a me interessa molto, più che andare a raccontare le cose già affrontate, quelle che sono da scoprire. E certo, l'approccio è stato appunto di team, abbiamo lavorato con grande entusiasmo assieme, c'erano delle idee che venivano già appunto da Raffaella, da Miriam, sulla volontà proprio di raccontare, quindi un elemento scientifico, ma in modo non vetusto, in modo dinamico, che ci fosse, diciamo, un approccio divulgativo. E ecco, in questo poi è subentrata, diciamo, la creatività comune, abbiamo condiviso diverse idee e abbiamo portato avanti questa forma che poi a me piace moltissimo dell'evocazione. Io l'ho sviluppata molto quando ho attraversato i racconti delle case abbandonate, dei luoghi perduti, anche con Leopardi, no? Cioè l'idea di andare in un luogo e cercare di lasciarsi portare da cosa quel luogo ha vissuto, no? Abbiamo prima a più riprese citato l'Istituto delle Scienze, che è un luogo che è lì, è ancora presente. A me è piaciuto proprio raccogliere quelle immagini cercando di, sì, da una parte di utilizzare attori, no? Però nello stesso tempo anche come fossero fantasmi, no? Che si sono giostrati all'interno del racconto in modo tale da attraversare questi muri che hanno visto tante scoperte scientifiche, tanti uomini illustri e donne illustri straordinari che hanno portato qualcosa e che hanno lasciato, diciamo, in un'ombra, in una increspatura del muro, qualche messaggio che io ho cercato di riportare attraverso la mia macchina da presa.
questo è stato un po' lo spirito. Anche, vabbè, questo divertito di animare le immagini, che era un'idea venuta proprio a Raffaella, in realtà inizialmente, è stata proprio quella di, sì, anche di giocare e nello stesso tempo di far vivere, appunto, queste foto, queste immagini, queste cose, in modo che da attualizzare, no? Laura Bassi in qualche modo parla a noi, no? Lo spiega molto bene, probabilmente, appunto, anche l'attrice che l'ha interpretata alla fine del documentario, lo spiega molto bene anche Luisa, alla fine, appunto, quando riattualizza, no? il messaggio che questa figura emblematica ci porta oggi. Ecco, quindi questo è stato l'approccio con il quale ci siamo avvicinati, anche veramente con tanto entusiasmo e tanta leggerezza, devo dire, che sono importanti. Avete fatto appunto squadra, che è la chiave, come diceva Luisa, del successo di tante cose, come può essere appunto un film. Tra l'altro, quello che mi viene da commentare, poi passo alle domande che si stanno accumulando sulla chat, è che chiaramente un film e un documentario sono degli ottimi mezzi di diffusione, diciamo canali di diffusione della storia e della scienza e della scienza, eccetera. E chiaramente però noi ci chiediamo, anche come comunità di storici e di studiosi, come si presenta un progetto del genere alla RAI, cos'è che la RAI Storia non è facile a fare cose di questo genere, a proiettare soprattutto insomma, film riguardanti la scienza, documentari sulla scienza, sulla storia della scienza. Chiaramente questo è qualcosa che travalica il film su Laura Bassi, che travalica la semplice storia della scienza, però mi chiedo, anche magari per ispirare qualcuno tra i nostri storici a fare qualche altro tipo di video per il futuro, per diffondere un po' la nostra disciplina, come ci si interfaccia con la storia, che tipo di caratteristiche deve avere un prodotto per andare in onda su un canale nazionale, diciamo. Beh, diciamo che oggi, come oggi, sempre vale la logica dello share, no? Anche per un canale come Rai Storia o Rai Cultura, che si presuppone che prendano un po' le loro istanze dal vecchio modo di concepire la Rai, no? La Rai storica era una Rai che educava, no? C'era Rai 1, uno accendeva e c'erano una serie di programmi che ovviamente erano disinteressati a un audience, perché l'audience c'era per forza. Oggi, essendo molto frammentato appunto il pubblico, non si sfugge alle regole del marketing, quindi indubbiamente suppongo che Rai Storia sia stata soprattutto interessata dalla singolarità della figura di Laura Bassi, più che dalla sua caratteristica di essere scienziata, ma proprio dal fatto che sia poco conosciuta una storia della prima docente universitaria della storia, e che ci siano una serie di caratteristiche che quindi hanno indotto, diciamo, la RAI a reputare interessante per il pubblico maturato per questa storia, ecco. Tuttavia, ancora una volta, così come la rompighiaccio, no? Che vediamo alla fine del film, credo che Laura Bassi possa essere considerata una apripista. Probabilmente oggi ci può essere un nuovo spazio all'interno dei programmi televisivi per parlare di scienza e di donne nella scienza. E questo è il mio parere, insomma. Grazie, Alessandro. Grazie molte. Riporto una domanda di Luisa Bonolis per Luisa Cifarelli. Una volta Margherita Hack mi disse che non aveva subito particolari discriminazioni, come invece era accaduto a molte sue colleghe statunitensi, per esempio, ma tuttavia aveva sempre dovuto dimostrare di essere più brava e quindi lavorare e pubblicare il doppio. I tempi oggi sono forse un po' cambiati? Qual è la tua opinione a riguardo? Secondo me, quando uno arriva ai vertici deve essere bravo, appunto, che sia uomo che sia donna, deve essere bravo. Allora, qual è, se volete, il problema? Io personalmente non l'ho sperimentato, ma può essere il problema. Se uno vede che un uomo non bravo
arriva in posizione di vertice. Questo è il problema. Quando magari uno potrebbe guardarsi intorno e pensare a una figura al femminile. Non so, io ho sperimentato una cosa, che quando anche tra amici si cerca, organizziamo una scuola di fisica, organizziamo una conferenza di fisica, la mente, data la numerosità, va sempre verso colleghi, non sempre, ma nella maggior parte dei casi, va verso colleghi uomini da invitare, no? Possiamo far venire. Se uno un attimo riflette, si accorge che altrettanto competente, brava a parlare, c'è anche una collega donna, e quindi per variare uno potrebbe pensare a una collega donna. Quindi, ahimè, ci sono dei meccanismi che ancora valgono e che probabilmente sono quelli di cui parlava Margherita Hack, però io personalmente non ho dovuto, credo, dimostrarmi più brava di altri, ammesso che io lo sia, ma fare il mio dovere, far vedere che non ero da meno, questo sì. Grazie Luisa. Pasquale Tucci fa un'osservazione, non riesco a leggerle tutte perché diciamo sono tante, ma dice Pasquale, scrive: vorrei sapere se la percezione che in Italia il livello della ricerca scientifica in fisica sia più alto che in altri settori sia fondato. Livello alto significa più meritocrazia, dove le donne possono emergere. Non so se chi vuole fare un commento, ecco, su questo. Fallo tu. Beh, diciamo, non so se riesco a dire qualcosa di sensato su questo, diciamo, non mi sono mai occupata in profondità di temi di genere, in realtà, a parte per le indagini che abbiamo fatto per il dizionario biografico degli italiani, dove chiaramente siamo andati curando molto l'aspetto di riportare alla luce donne che hanno contribuito alla ricerca scientifica, anche se magari per poco tempo e poi passando all'insegnamento. Se sia la percezione, dice Pasquale, più diciamo di un livello più alto in Italia che altrove, sicuramente questo è legato alla formazione, che è riconosciuta essere la formazione in Italia nel campo scientifico una formazione di livello alto e mediamente probabilmente più alto che in altri, che in altri paesi, e quindi forse all'inizio va bene, poi certo, poi chiaramente poi cambia assolutamente. E certamente questo è importante per la meritocrazia. Il problema è che diciamo, per formare diciamo dei ricercatori meritevoli, il problema è quello che accade dopo, diciamo, no? Perché poi uno può uscire, probabilmente, non so chi mi diceva che ci sono dei dati sulle le laureate con lode in fisica, in materie scientifiche, che è una percentuale molto alta anche rispetto, diciamo, all'insieme, alla totalità tra laureati in discipline STEM, diciamo, totali in Italia. Però questo non vuol dire che, pur essendo in percentuale magari un numero superiore a quelle laureate con voti eccellenti, però questo non si vede che andando avanti nella carriera, per esempio accademica, questa percentuale resta diciamo, anzi, diminuisce, eccetera, la presenza di donne più si va avanti con la carriera, diciamo, guardando più in alto la carriera. Quindi diciamo, non so rispondere se questo livello alto significa poi che le donne possono emergere di più, perché ci sono tante componenti. È difficile, come dicevo, un'analisi completa è difficile. Posso fare un commento sulla formazione? Io credo che, visto che siamo in questo contesto di storia della fisica, che lo spazio della storia della fisica stia aumentando. Perché così come è aumentata, per esempio sulla televisione, è aumentato lo spazio riservato alla diffusione della cultura scientifica, con nuove idee, nuovi mezzi. Uno è questo documentario, che sicuramente ha il merito di fare da apripista, con un modo, secondo me, molto carino di attirare le persone verso la scienza, perché
come diceva prima Alessandro, le persone non sanno nulla. Io sono recentemente stata in vacanza dove una mia amica mi ha chiesto: ma i buchi neri sono come il buco dell'ozono? Vi assicuro che non è una battuta. Allora io così sono rimasta interdetta, ma questo, diciamo, fa capire che chiaramente chi non si occupa di scienza, perché la dovrebbe conoscere la scienza, in particolare la fisica? Quindi è il nostro ruolo, anche per dare maggior spazio alle ragazze, visto che parliamo di genere in questa tavola rotonda, di farla conoscere al maggior numero di individui, al maschile o al femminile possibile. Ecco, in questo contesto, secondo me, il ruolo della storia è fondamentale, perché se io, volendo, mi invitano al Rotary e volete che mi metta a sciorinare nozioni e formule per far capire quanto è importante, non lo so, il bosone di Higgs, e chiaramente si sparano tutti, no? Allora, quello che uno deve fare, per esempio, e io lo faccio ormai a lezione, perché o lo vedo che i ragazzi si interessano, alternare ogni tanto delle lezioni con storia della fisica, per illustrare il progresso scientifico. C'è adesso questa iniziativa che avevo iniziato come European Physical Society, dei siti storici della Società Europea di Fisica, per far conoscere in tutto il mondo, si spera, luoghi significativi per la storia della scienza e quindi il progresso. E quindi, secondo me, la storia della fisica, con tutti i mezzi che abbiamo, anche quelli che abbiamo sperimentato ora in epoca Covid, che sono tutte queste piattaforme online, informatica, può acquisire un ruolo potenziato, maggiore, per didattica, non nei corsi di didattica o di storia della fisica, proprio nei corsi normali in cui insegniamo fisica relativistica, questo e quest'altro, e con delle cose bellissime come il documentario. Io l'anno prossimo lo proietterò, non c'è dubbio, a lezione alla fine del corso. Mi sembra un'ottima idea. Roberto Mantovani, a questo riguardo, proprio di quello della formazione e della storia, del ruolo della storia della disciplina nella formazione, dice: il punto è che nelle scuole superiori si studia la storia della filosofia, la storia della letteratura, ma non la storia della scienza. E chiaramente questo è un punto non solo poi diciamo fondamentale nella fase di formazione scolastica, che sarebbe assolutamente importante, e su questo stiamo molto lavorando con tutto il direttivo, con la SISFA, ma anche all'interno dei corsi universitari, tanto più dove, diciamo, c'è sempre meno consapevolezza, diciamo, della propria storia tra gli studenti, per esempio, di fisica. Sono scomparsi corsi storici, persino la Sapienza, che non ha più il suo corso, che quando Gianni Battimelli è andato in pensione, insomma, una sede storica come quella di Roma, che non ha più un corso in storia della fisica per i fisici, diciamo, è piuttosto una cosa piuttosto grave. E ci avviamo allora verso le conclusioni. Giustamente il presidente mi richiama, diciamo, ci tenevo a leggere una citazione di Virginia Woolf, concludendo, dal suo libro Una stanza tutta per sé, che non è un manifesto di femminismo, ma è un saggio racconto sulla donna, la presenza della donna nella cultura, fondamentalmente, pubblicato nel 1927, quindi significativa anche la data. E lei scrive a un certo punto, dice: cos'altro posso fare per incoraggiarvi a far fronte alla vita? Giovani donne, a mio parere, siete vergognosamente ignoranti. Non avete mai fatto scoperte di primaria importanza. Non avete mai fatto tremare un impero, né condotto in battaglia un esercito, non avete scritto i drammi di Shakespeare e non avete mai impartito i benefici della civiltà ad una razza barbara. Come vi giustificate? È facile dire, indicando le strade, le piazze, le foreste del globo, che emite di abitanti neri e bianchi e color caffè, tutti freneticamente indaffarati nell'industria, nel commercio, nell'amore, abbiamo avuto altro da fare. Abbiamo partorito e allevato e lavato e istruito, forse fino all'età di 6 o 7 anni, i 1623 milioni di esseri umani che secondo le statistiche sono attualmente al mondo. E questa fatica, anche ammettendo che qualcuno ci abbia aiutate, richiede tempo.
con queste parole, diciamo, io volevo concludere. È chiaro che è una visione pessimistica, perché non è vero che nel 27 non c'erano state donne che avevano fatto grandi scoperte, ne abbiamo diverse, diciamo, ne abbiamo diversi esempi e che hanno contribuito, eccetera. Però in qualche modo Virginia Woolf si rivolge in particolare a quelle donne che non hanno avuto la possibilità, in particolare quelle che non sono state nell'alta borghesia o nell'aristocrazia, non hanno avuto accesso alla cultura, e quindi è un'affermazione provocatoria chiaramente che sta facendo. In questo, diciamo, non, forse non abbiamo tempo, ma mi avrebbe fatto piacere che Sandra dicesse qualcosa a proposito del ruolo biologico della donna e come incide sul ruolo sociale e culturale, e se questa biologia e la biologia a incidere su questo ruolo, quanto piuttosto invece una cultura biologica a fare ostacolo, diciamo, alle donne. Questa è un po', diciamo, la stessa Laura Bassi ha avuto diciamo, innumerevoli figli, diciamo, e questo non le ha impedito di diventare una luminare della sua epoca. Sì. Sì, esattamente. Il discorso del ruolo biologico applicato alle donne, anche questo è un discorso, come dire, abbastanza complicato. La butto lì come una provocazione, visto che appunto siamo in chiusura. Tenete presente che 1931, quindi pochi anni dopo queste parole appunto di Virginia Woolf, c'era ancora chi sosteneva che esistesse una proporzionalità inversa tra ragione e maternità. Per cui, visto che il corpo della donna, il pregiudizio qui biologico, ruotava attorno all'utero e alla capacità riproduttiva, ergo la sua intelligenza era minore, ergo aveva una minore resistenza e una maggiore fragilità nervosa che la ostacolava, nelle scienze, matematiche, astronomiche, eccetera. E coloro che, quelle donne che invece sembravano, come dire, con il loro esempio negare questo pregiudizio, beh, i casi erano due: o non erano delle vere scienziate, perché erano andate a rimorchio di quegli ambienti culturali favorevoli di cui avevano goduto, genitori, famiglia, maestri, eccetera. Quindi o non erano delle vere scienziate, perché si erano appoggiate in maniera ancillare agli studi degli uomini, oppure non erano delle donne. Una frase che si leggeva, che si può leggere in aree, sono donne, ma se le guardate bene sembrano degli uomini. E in quel caso veniva utilizzato in senso dispregiativo. Molti anni più tardi addirittura sarebbe diventato un complimento per alcune studiose dire: ma cavolo, ragioni come un uomo, sembri quasi un uomo. Il problema è che nell'uno e nell'altro caso il paradigma di riferimento è la mascolinità. Cos'è la mascolinità? Cos'è la femminilità? Anche su questo bisognerebbe cominciare una riflessione. Grazie moltissime, Sandra. Se non ci sono altri commenti, io ringrazio moltissimo i nostri relatori, ringrazio gli autori di questo splendido documentario e ringrazio tutti quelli che con pazienza sono rimasti, anche se abbiamo sforato di un po' il tempo. Grazie, buona giornata e buon proseguimento a tutti noi del congresso. Grazie a te, grazie. Grazie a te, grazie a voi.